Ciao a tutti ragazzi, spero che stiate molto bene come al solito e benvenuti in questo nuovo video. Oh, finalmente questo è il primo video che registro nel 2024. Sì, probabilmente ne avrete già visti altri che ho pubblicato quest'anno, ma sono vecchi e la scaletta è un po' incasinata attualmente perché ho tanti video da pubblicare, non riesco a finirli, non riesco a montarli. Sto registrando quelli nuovi che si vanno accumulando, quindi insomma sarà un po' un delirio, però pazienza. E allora, come avete iniziato questo nuovo 2024? Io, come sentite un po' dalla voce, sono impestato come un drago, farò molta fatica a registrare questo video, ma ci tengo a fare questo video perché è un video aperitivo, sarà corto, leggero, tranquillo, però siccome c'è una cosa divertente, carina da vedere su questa macchina, ci tenevo a farvela insomma vedere anche a voi. Bando alle ciance, sono in compagnia di questa Mazda CX-3, la quale sotto il cofano ospita 2000 Skyactiv G da 120 cavalli e cambio a 6 marce manuale. Questo è un motore aspirato da 120 cavalli e la cosa interessante del video sarà vedere come andiamo a potenziarlo. Ne avevamo già parlato, mappare un aspirato non è come mappare un turbo, ci si aspetta numeri decisamente più bassi in genere, poi va sempre visto caso per caso, però tendenzialmente quando si va a rimappare un aspirato bisogna capire se c'è un effettivo vantaggio in termini di costo rendimento. Molto spesso gli incrementi sono talmente bassi che non si percepiscono, ma comunque si deve affrontare una spesa di un certo tipo. In questo caso però c'è un trick, c'è un piccolo trucchetto, perché Mazda ha fatto la versione 120, questa qua, e la versione 160. E quale sarà il trucco? Vabbè, ci arriviamo. Comunque l'intento di oggi sarà portare la 120 come la 160, agendo solo da software, solamente modifica software. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, quest'anno cambiamo l'ordine, ve lo dico adesso perché poi alla fine non lo vedete mai e non lo fate mai, anche perché sono in arrivo quest'anno parecchie macchine fighe e parecchi video altrettanto fighi secondo me, quindi non vorrei mai che ve li perdeste. Iscrivetevi così siamo a posto. E niente, allora iniziamo col lancio originale, vediamo quanto spinge questa CX-3 e quindi accomodatevi, prendetevi una birretta e godetevi questo video che sarà il primo e probabilmente l'ultimo che dedicherò a una Mazda. Eccoci allora con le linee originali pronte da vedere: 126 cavalli a 6500 giri, 40 cavalli di dissipata, vedete che andamento come in penna tra l'altro alla fine, 207 la coppia e l'andamento è abbastanza lineare, notiamo che fa un picco di coppia qui a 2,8 e facciamo caso al fatto che l'auto arriva più o meno a 4500 giri e poi vedete che ha un cambio di erogazione, no? Lo vediamo, una linea un po' spezzata. Questa cosa è fondamentale perché, come vi dicevo prima, qui c'è un trucco. In quel punto l'auto chiude al 50% la farfalla per stare nei 120 cavalli. Oggi noi andiamo a leggere la centralina per andare a sbloccare la farfalla, aprirla sempre al 100% e quindi poter dare al motore il suo massimo potenziale. Questo è lo scopo di oggi, vi faccio vedere le operazioni. La lettura e scrittura di questa CX-3, che equipaggia centralina denso, verrà fatta tramite il Flex di Magic Motorsport in OBD e, cosa fighissima, è abilitato per questo protocollo la Full OBD. Significa che noi possiamo fare un backup completo, come quando andiamo a fare il pinout, no? Che vedete che la porto in laboratorio, però direttamente da OBD. Quindi adesso selezioniamo il protocollo e vediamo di fare la lettura. Dal portale andiamo a selezionare, quindi,
CX3, Sky Active G, insomma basta digitare nella barra di ricerca qualcosa che ci rimanda alla centralina giusta. In questo caso abbiamo tre scelte, io le ho provate, quella che funziona per fortuna è quella con il full backup, quindi facciamo la lettura, il backup completo, così lo conserviamo e poi utilizzeremo il file del microprocessore per fare la modifica. Allora, vediamo un pochettino rapidamente Mazda CX3 DK 2000 Sky Active G 2018, è una Denso, come vi ho detto prima. Non mi sono sbattuto troppo a inserire i dati, circa 200 Nm, 120 cavalli, 2000 benzina, aspirato, fatto col flex OBD. Adesso i file Denso sono tutti molto particolari, anche come linguaggio di programmazione. Comunque niente, trovo le aree indicate per quello che riguarda il lavoro che dobbiamo fare, quindi principalmente l'apertura farfalla, sistemo il tutto e poi la riprogrammiamo. Eccoci, allora, ho terminato il file con l'apertura completa della farfalla e adesso lo riprogrammiamo sempre col flex in OBD. La cosa cruciale di questo motore è che non è possibile andare a potenziarlo ulteriormente, cioè quindi il tuning sulla CX3 ha senso solo sulla versione 120, questa qua, perché in realtà è una tipologia di motore che anche andandogli a ottimizzare un po' carburazione, in realtà è già tutto a posto, no? Non si tirerà fuori praticamente nulla, quindi sulla 160 è game over subito, sulla 120 appunto si può fare il lavoretto che stiamo facendo. Insomma, ci eccoci al verdetto finale e il grafico è molto molto interessante. 154 cavalli finali, 207 la coppia. Cosa notiamo subito? Che la coppia è rimasta identica, la stessa. Ma perché? Perché in questa zona la farfalla è sempre aperta, giusta? Cioè in quella zona non ci sono cambiamenti. Difatti, oltre al fatto di qualche piccola differenza che ci può essere tra un lancio e l'altro, come normale che sia, non ci sono upgrade in quest'area. La parte divertente comincia da più o meno 4000 giri. Vedete come da qui comincia a tirare dritta la linea di potenza, anziché iniziare, vedete, a modulare perché chiude la farfalla, tira dritta, spedita fino al limitatore di giri, e direi che la modifica in questo caso è molto molto evidente. Ancora più evidente è se la vediamo nella linea del grafico potenza ruota. Il grafico di potenza ruota infatti ci fa vedere ancora più nel dettaglio, ancora più enormemente, quanto è cambiata la vettura e il comportamento del motore. Vedete come la linea rossa arriva a piccare in realtà la potenza a 4600, direi 4600 giri, poi crolla vistosamente. Con la farfalla tutta aperta, chiaramente, il motore riesce a stondare molto di più la curva, a guadagnare un sacco di potenza qua in alto, e quindi il nuovo comportamento presenta una curva piena e dritta proprio fino alla fine dei giri. E adesso sono anche curioso di vedere come andrà su strada. Io purtroppo non l'ho provata prima, ma penso che la limitazione a 4000 giri fosse molto evidente e mi accerterò che col nuovo file sarà più tonda, più pulita e più bella da guidare. Quindi ci vediamo su strada. Vi devo fare una confessione, tanto siamo tra amici, insomma. Da fiero e fervido sostenitore dei motori turbo, una motorizzazione così mi lascia un po' a disagio e un po' perplesso. Basti pensare a una cilindrata simile, sovralimentata, che numeri sono in grado di fare? Pensiamo, senza andare lontano, una Golf GT, una Golf R, e che potenziale hanno di tuning, anche senza andare troppo lontano, con una centralina aggiuntiva ad esempio. Abbiamo visto la Golf 8R 2000 Turbo fare anche 400 cavalli. Qui siamo su un 2000 aspirato,
che fa 154 cavalli, diciamo attorno ai 160, e comunque più di così non ha nient'altro, cioè è finito. Per cui non lo so, non capisco, su motori piccolini, cioè gli aspirati sono belli, chiaramente determinati aspirati, ovviamente gloriosi, gloriosissimi, non stiamo a dire quello, però su motori più piccoli non lo so, non capisco questa mania che stanno tenendo più che altro le vetture giapponesi di tenere comunque dei motori aspirati, quando il turbo è il vero game changer in questo caso, no? Cioè, sarebbe veramente una figata totale, chi lo sa. Beh, proviamolo lo stesso. Oh God. Scherzo. Allora, vi devo dire che non va niente male, comunque sia, però, cioè, con una GTI sei al 30% di pedale, a parità di sensazione, no? Poi, per carità, il motore è bello rotondo, è bello fluido, lo vedete, però, cioè, bisogna... Ecco, la dopo i 4000 comincia ad andare, no? Tutta la parte che manca, che è quella della coppia, della vigorosità ai bassi, un motore del genere non la potrà mai dare. Ovviamente non era questo lo scopo di oggi, sicuramente la differenza si sentirà tanto, perché dai 4000 si sente proprio che tira e va bene. In basso, ragazzi, abbiamo 200 Nm, nel senso, una 1200 turbo della Mini fa numeri molto più alti. Vabbè, al di là di tutto questo, sicuramente il proprietario, che è abituato ad avere 120 cavalli e un motore che ha 4000 finisce completamente di spingere, si trova a disposizione tutto il resto della scala di giri da poter utilizzare, e anche con godimento. Quindi perfetto, lavoro centrato e posso tornare a casa. Mamma mia. Siamo già arrivati alla fine del video. Questo 2024 parte proprio a bomba. Però vabbè, allora un videino divertente, leggero, per farvi vedere questa cosina che è molto bella e molto interessante e rende di fatto insulsa la versione 160, no? Perché uno si prende la 120, fa la modifichina e siamo tutti contenti. Si va alla versione full power. Mi piace come modifica perché è smart. Mi piace come modifica perché è smart, è piuttosto rapida e non ha rischi, perché chiaramente si parla di un set di potenza per cui il motore è assolutamente predisposto, e quindi ci sono solo vantaggi. Riallacciandomi al discorso di prima, chiaramente va tutto visto in prospettiva. Io sono amante dei motori turbo, non per questo denigro i motori aspirati, ovviamente. Non scannatevi e non scannate me, soprattutto nei commenti, a ognuno il suo, ci mancherebbe, non mi interessa, fate quello che volete. Per il resto direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima occasione con i prossimi video. Vi ripeto, iscrivetevi al canale perché ne arriveranno tanti appena riuscirò a chiuderli. Notate che c'è un po' di latitanza sul canale ultimamente, ma vabbè, per vari motivi, tutti relati al tempo che manca sempre di più. È importante, vi ricordo che noi facciamo principalmente German Cars, BMW, VAG, Audi, Porsche, Mercedes, eccetera. Non inondatemi l'officina con le Mazda, perché per carità ne abbiamo fatte tante, tra Mazda 5 e Mazda 6 che hanno famosi problemi, vabbè, eccetera. Spero comunque che questo video un po' particolare vi sia piaciuto. Se è stato così, mi raccomando, commentino, pollicione, vi ricordo l'iscrizione al canale, arriveranno tanti video che auspicabilmente avrò il tempo di montare, e quindi ci vedremo alla prossima elaborazione. Ciao a tutti e buona serata.